Ciao cari, questo video lo dedico ai feticisti. Questa è la mia racchetta per le zanzare, il mio cellulare, la mia ministeriale e la schermata del mio PC. A volte mi fa quasi paura una cosa. Ah, lo specchio dove mi guardo. Cos'è che mi fa paura? Essere diventato proprio un cazzo di youtuber al 100%, cioè che condivide con voi anche queste cose intime. Ma va bene così. Ora vi chiederete qual è la cosa intima che voglio condividere con voi, è questa. Prima ero un po' in crisi, perché pensavo a cose fondamentali della vita, tipo che cazzo devo fare. E allora sono uscito fuori in cerca di qualche risposta. E ho trovato questa cosa. Sulla destra. Ah, non la potete vedere perché è troppo buio. Porca troia. Aspettate, accendo la luce. C'è una luce da qualche parte? Vediamo ora. Sulla destra ho trovato una sedia. Bella, quasi inquietante, in stile Silent Hill quasi. Probabilmente l'ultima ventata l'ha spostata qui. Ma non è tutto qui, perché questa sedia è diretta, guardate, verso la luna. Non me la metto a fuoco? Vabbè, comunque si capisce che è una luna piena. Allora mi sono seduto qui. E ho detto cazzo. Esco e mi trovo una sedia diretta verso la luna. E mettimela a fuoco, porco della madò. E mi sono chiesto, ah, ma mi si è proprio rotta la telecamera? Non mette a fuoco nulla, neanche il Duomo? Ma dai, il Duomo sì, dai. Mi sono chiesto, ma che significato ha questo? Una sedia diretta verso la luna. Secondo me, ragazzi, è una coincidenza. Però è una bella coincidenza. Come quando ti trovi una sera abbracciato con una bella topa e dici: come ho fatto ad arrivare a questo, ad avere lei accanto a me? È destino, coincidenza. Però è una bella coincidenza, come questa è una bella luna, come quella era una bella topa, quindi non facciamoci troppe domande e inseguiamo il destino. Ok? Vi saluto.